sono dottoressa, io sono una studente a vita della facoltà di agraria, non riesco a laurearmi, va bene, e mi occupo di tutt'altro. Allora, io sono qui per spiegare il perché di questo mio fare e il perché di questo accanimento. Allora, questa mia conoscenza della fusione fredda, per voi, per molti di voi, non per tutti, lo so, nasce dal 1989, per me nasce dal 1984, data in cui Omero Speri e Piero Zorzi depositano alla Camera di Commercio di Verona il brevetto, e qui ve lo faccio vedere, brevetto di invenzione industriale al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, produttore di energia termonucleare controllata dell'idrogeno e dei suoi isotopi. Allora, io sono venuta a conoscenza di questo perché la famiglia Speri eravamo amici di famiglia, per cui, come tante persone di Verona, tutta la città Verona sa che Omero Speri ha fatto questo motore. E da parte noi, familiari vicini, c'era una grande sofferenza e frustrazione perché questo motore non era assolutamente preso in considerazione, anzi Omero si partecipava anche a dei congressi e a dei convegni di fisici dove portava questa reazione, ma era sempre marginato come chimico visionario, e anche da Carlo Rubbia, comunque, che conosceva personalmente, gli aveva detto questo. Poi, in verità, come tanti scienziati prima di lui hanno rivelato, si è comunque rivisto e quindi poi successivamente ha appoggiato la fusione fredda. Naturalmente Omero Speri e Piero Zorzi avevano regalato questo motore, questo brevetto avevano deciso di regalarlo perché erano consapevoli che questa loro invenzione avrebbe risolto i problemi energetici del mondo, ed era il 1974, quindi parliamo della prima crisi del petrolio. Questa è un'invenzione industriale, quindi Omero Speri aveva già depositato un'applicazione. E il professor Giorgio Vassallo, che ha organizzato questo convegno, mi ha detto che ne aveva sentito parlare e conosceva l'invenzione, e mi ha chiesto se era vero il fatto del quale che aveva sentito parlare, cioè che Omero Speri era stato minacciato dai servizi segreti. Allora, minaccia sì e no, non lo conosco, non lo so, però Omero Speri è stato invitato obbligatoriamente a illustrare il suo brevetto a Tel Aviv. È stato invitato e imbarcato in quelli di Tel Aviv, volente o nolente, lui doveva andarci, e io di questo proprio ne sono una testimone, perché è un evento che ho vissuto direttamente, in quanto, essendo amici di famiglia, eravamo direttamente collegati con la famiglia di Omero Speri per sapere quello che succedeva a Tel Aviv. E quindi effettivamente Omero è dovuto andare all'Università di Tel Aviv a spiegare il motore che aveva inventato con quelli che andavano a idrogeno, e con gli isotopi di idrogeno. E, ecco, quindi la scienza ufficiosa ne era al corrente già prima del 1989. Qui sto parlando ancora degli anni 70. Poi il 23 marzo dell'89 Fleischmann e Pons resero nota la loro esperienza, e qui da parte nostra, che pensavamo che fosse venuto l'ora della giustizia, che fosse arrivato il momento della liberazione di questa invenzione. Il dottor Pappas, che è un professore di matematica e fisica ad Atene in Grecia, considera, e qui c'ho una sua riflessione, considera le invenzioni molto simili. Nei giorni successivi, infatti, il sabato 15 aprile dell'89, quindi 20 giorni successivi, sul Sole 24 Ore viene pubblicata Fusione Fredda al gusto di Made in Italy,
Quindi scoperta usa idea italiana, c'è già un riferimento nella nostra stampa fra quello che ha fatto Mauro Speri e quello che hanno fatto Fleischmann e Pons. C'è anche la pubblicazione del brevetto di Speri e nell'universo miriadi di forni freddi. E poi nell'articolo dell'Arena, che è il giornale di Verona del 15 gennaio del 92, dice il Nobel Rubbia dà ragione a Speri e Zorzi. Quindi insomma la scienza ufficiosa conoscevano in parecchi. Devo dire un'altra cosa, che è ancora più scandalosa, però siamo forse nel luogo adatto per dirla. Omero Speri ha sempre dichiarato che lui ha preso questa sua idea e questi suoi studi da una pubblicazione, un generatore artificiale di neutroni, una pubblicazione che ha fatto ancora Fermi, e queste sono le pagine, e deuterio più deuterio uguale elio più neutroni, l'ha scritta ancora Fermi. Quindi insomma la scienza ha offuscato alcune parti di sé per tanto tempo. E questo che ho parlato dell'articolo del Sole del 24 Ore. Prima dell'89 anche la rivista Frigidaire ha pubblicato articoli di Vincenzo Monti in periodi non sospetti, prima del 1989. Successivamente sappiamo che Fleischmann e Pons sono stati denigrati e malamente umiliati. Io poi ho avuto un congresso, io faccio parte dei radicali, mi sento molto fortunata e li ringrazio che io mi posso sentire parte di loro. Allora, il congresso dei radicali del 2007, ho partecipato alla commissione di energia e ambiente dove ho parlato della fusione e dove ho incontrato e conosciuto Michele Boatto, che era un parlamentare dei Verdi. E mi ha detto che lui in quel mese aveva pubblicato un'intervista a Emilio Del Giudice sul suo mensile Gaia, che appunto aveva pubblicato questa intervista che gli aveva fatto, e quindi io mi sono potuta documentare e ho trovato degli altri elementi su cui basarmi, perché il mio problema era che io ho sempre parlato di questa fusione fredda di Omero Speri, ma non avevo una documentazione adatta e fruibile al grande pubblico. Successivamente su internet, e ce ne ha già parlato, ho trovato rapporto 41. Io con rapporto 41 ho potuto avere dei dati oggettivi da poter mostrare, e quindi ho acquisito più credibilità, perché io, ripeto, io sono una cittadina e come cittadina in prima persona mi sento responsabile, perché se io questa cosa la devo divulgare, e questo è un richiamo che faccio a ogni cittadino e a ogni persona è responsabile di questa cosa in prima persona, e quindi io invito veramente tutti a fare tutto quello che possono, perché io insomma l'ho fatto da cittadina, io non ho titoli di fisica, non ho titoli di nulla, però io sono andata con i filmati, con le prove, con i documenti, ed è giusto che ognuno di noi si muova, perché siamo tutti responsabili in prima persona, come cittadini, come persone umane, come persone di questo pianeta. E quindi invito veramente ogni persona a darsi da fare, perché abbiamo visto che è in mano a tutti noi questa cosa, perché anche gli scienziati che sono riusciti ad andare avanti l'hanno fatto per il cuore, non certo per le facilitazioni che hanno trovato sul loro percorso, anzi. Poi ho organizzato con l'Università di Verona, con il professor Sergio Noto, una conferenza. Sono riuscita, lui è stato molto aperto e generoso, abbiamo organizzato all'Università di Verona, alla Facoltà di Economia e Commercio, un convegno che si chiamava Soldi per la ricerca o ricerca di soldi, e questa la dice lunga su alcune storture che si sono viste, dove ho invitato Emilio Del Giudice
avuto il numero attraverso appunto Michele Boato che vi ho nominato prima. Allora, io del giudice io mi aspettavo che a questa conferenza, naturalmente questa conferenza era presente anche il figlio Michelangelo Speri, figlio di Omero Speri, dove appunto parlava dell'invenzione del padre. E io mi aspettavo che Emilio del Giudice parlasse della fusione fredda, e invece lui ha fatto una grave e gravissima denuncia, appunto, che nella guerra nel Golfo e in altre guerre c'è la prova che è stata utilizzata dei proiettili fatti con l'energia nucleare che utilizzavano la fusione fredda. Allora, e questo è denunciato anche nel libro che ha pubblicato in quei giorni, che era Il mistero delle tre pallottole. Allora io, intanto chiedo appunto ai nostri organi politici e istituzionali di prendere visione di questa denuncia, nel senso che è vietato dalle Nazioni Unite, cioè non si possono usare armi nucleari nelle guerre come le armi chimiche, non è possibile. E quindi queste cose può dare origine a sanzioni per gli stati che l'hanno fatto, intanto. E poi successivamente, e questa è una cosa di cui dobbiamo tenere tutti conto e ricordarci. Poi devo dire, è già stato detto, che ho organizzato un'altra conferenza a Verona quest'anno. Sì, sto chiudendo. Abbiamo 20 minuti. Sto chiudendo. Mi scusi. Ho organizzato un'altra conferenza a febbraio dove ho conosciuto Francesco Cilani, che avevo conosciuto in verità a gennaio, quando ha fatto la denuncia che la NASA ha tenuto nascosto questa importantissima invenzione per anni, dove anche lo scienziato Francesco Cilani ha notato che nel pubblico, e questo voglio dare una spinta veramente, nel pubblico c'erano un sacco di persone, di imprenditori. Questa conferenza è stata fatta a Colignano a Colli, in provincia di Verona, dove c'erano un sacco di imprenditori del settore che sapevano del motore, che avevano studiato il motore di Omero Speri, che sono venuti a chiedere consigli. Cioè c'era qualche decina di persone che erano degli imprenditori, degli scienziati che si stavano dando da fare per rendere applicativo subito questa invenzione. E quindi io auspico che anche, sono andata a Padova a una conferenza di imprenditori veneti, dove io auspico che anche gli imprenditori che sono sui bar facciano un consorzio per la produzione di energia dalla fusione fredda e finanzino direttamente loro sul campo questo tipo di opportunità. Allora, cosa chiedo con questa? Chiedo che, vista la potenziale pericolosità di questa invenzione, dobbiamo sviluppare tutti noi dentro al nostro cuore in prima persona un grosso desiderio di pace, comprensione e condivisione. In prima di persona, da parte di tutti, ci deve essere una volontà di pace, di avvicinarsi alle altre persone, di avvicinarsi con il cuore alle cose, perché la fusione fredda deve essere un'energia di pace. Non può rappresentare un'energia di guerra, perché se una bomba può essere grande come una scatola di fiammiferi, signori, non c'è speranza per nessuno. Dobbiamo andare verso la pace, dobbiamo imporcela. Poi io penso che ogni persona sia responsabile della diffusione di questa conoscenza per evitare la manipolazione da parte dei grossi interessi, economici o militari. E quindi io condivido questa responsabilità con ognuno di noi è responsabile. Poi chiedo un'altra cosa che ho scritto meglio qui. Scusatemi, eccola qua. Sì, no, guardi un attimo. Vorrei che appunto questa vicissitudine della fusione fredda diventasse una riflessione costante sul concetto di ricerca libera che non sia condizionata naturalmente dai poteri e delle economie. Ringrazio. Grazie. 20 minuti e poi un complimento per i lavori, perché dobbiamo lasciare
spazio, una mezz'oretta di tempo al gruppo dei ricercatori che si fermeranno per stilare questo documento. Darei subito la parola al professor Alberto Carpentieri per dare quelle due risposte. Soltanto un minuto che c'è la telecamera che sta riprendendo.